In questo momento l'Italia non ha bisogno di leader o di idoli, nessuno è indispensabile, non lo siamo noi, non lo è nessuno, né in Parlamento né al governo. Gli italiani vogliono riacquistare la libertà e la dignità di uomini capaci di costruirsi un proprio futuro da soli. Noi possiamo solo ascoltarli e permettere loro di cogliere tutte le opportunità realizzabili. Il Presidente del Consiglio deve dire a questo Parlamento chi ha svolto quei calcoli con i quali lui è venuto a presentare attraverso un PowerPoint tutte le sue manovre, ma sulla base di quali ipotesi, soprattutto in che misura ogni singola manovra produce sviluppo per il nostro Paese, non farsi grande solo per una presentazione. Il Parlamento deve poi valutare la consistenza di quelle ipotesi, di quel modello, si deve confrontare su quello e votare con la piena consapevolezza degli effetti di tale norme, altrimenti noi riusciremo mai a stabilire con quali effetti noi facciamo le norme. Concluda. Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole alla nostra mozione, alle mozioni Marcon, Guidesi e Meloni e contrario alla mozione Marchi. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Maino Marchi. Ne ha facoltà. Prego. Essendo l'ultimo intervento, invito i colleghi a cominciare a prendere posto. Grazie Presidente, credo che gli ultimi interventi abbiano contribuito a dare una risposta ad una domanda, e cioè perché dopo che all'inizio di gennaio abbiamo avuto una discussione su mozioni, la prima presentata del Movimento 5 Stelle sul Fiscal Compact, ricordo anche un po' lo spettacolo che ci fu in quell'occasione, con la lista di proscrizione, che i nomi di tutti i deputati che avevano votato nella precedente legislatura i vari atti europei. Perché dopo quel dibattito, perché dopo i dibattiti sulla partecipazione del governo agli appuntamenti europei più importanti, anche la scorsa settimana, abbiamo avuto un'occasione in questo senso con la presenza del Presidente del Consiglio. E perché nel momento in cui fra poche settimane, in aprile, c'è la scadenza del DEF e quindi avremo di fronte un nuovo, aggiornato quadro programmatico che ci farà capire anche come sarà possibile assumere le decisioni che riguardano il taglio del cuneo fiscale e le politiche economiche più importanti che il governo vuole portare avanti, perché questo dibattito oggi sul 3%, la risposta mi sembra sia venuta, il tentativo di portare in questa sede la campagna elettorale sulle europee, con dibattiti anche ripetitivi, è stato il motivo per cui fino all'ultimo abbiamo pensato se era opportuno o meno proporre una mozione, poi abbiamo ritenuto di opportuno farlo, anche se certamente non con grosse novità, visto appunto le risoluzioni e le mozioni presentate le scorse settimane e una anche la settimana scorsa. Io voglio ricordare qui che il Governo, che ringrazio per il parere espresso sulla nostra mozione, ha detto in vari momenti, ha espresso in vari momenti l'esigenza di cambiare le politiche economiche europee, mentre si opera per cambiare e per fare le riforme in Italia. E di cambiare le politiche economiche europee nel senso di indirizzarle allo sviluppo e all'occupazione, tenendo conto che il risultato delle politiche degli ultimi anni certamente non ha prodotto fino in fondo gli obiettivi che si voleva produrre. C'è stata una stabilizzazione dei bilanci dei vari paesi europei, si è affrontato il tema dello spread, ma dal punto di vista dell'occupazione, dello sviluppo, certamente quella cura non dà la risposta ai problemi dell'Europa. E quindi cambiamento e rafforzamento dell'unità politica, della governance, dell'assetto istituzionale che vada verso gli Stati Uniti d'Europa. Queste cose sono state dette in vari momenti,
Nello stesso tempo io credo che ci sia da richiamare tutti all'esigenza di considerare le condizioni oggettive soprattutto del nostro Paese, in particolare la questione del debito pubblico italiano, che non è stato causato dall'Europa, che ha altre cause, che è più elevato di altri Paesi, che va ridotto sia agendo sul denominatore e quindi sulla crescita, sul PIL, ma anche sul numeratore. E se per altri paesi potrebbe anche il 3% ad esempio essere un limite facilmente superabile senza gravissimi effetti sulla loro condizione di finanza pubblica, per l'Italia è un po' diverso. Perché quando facciamo il confronto con gli altri paesi europei diciamo sempre che spendiamo meno rispetto al PIL su una voce, su un'altra, su... e poi arriviamo ad una che è quella degli interessi sul debito pubblico dove spendiamo di più degli altri. E quindi questo problema ce lo dobbiamo porre, quello di cercare di ridurre il debito pubblico rispetto al PIL. Il livello del nostro debito pubblico, dicevo, è stato causato dalle politiche prima dell'ingresso nell'euro, è stato ridotto in termini percentuali, in riferimento al PIL, solo quando ha governato il centro-sinistra in questo Paese, ed è stato ridotto facendo contemporaneamente politiche sociali e politiche industriali. È aumentato sempre, o ce l'hanno lasciato aumentato rispetto a come l'hanno trovato i vari governi Berlusconi, di cui faceva parte anche la Lega. Poi devo dire che negli ultimi anni certamente c'è stato un eccessivo rigore in campo europeo che ha contribuito ad aumentarlo, nonostante poi anche in Italia ci siano stati anni di sforamento del 3%. E ci siamo dati l'obiettivo invece di rientrare per avere più possibilità di flessibilità nell'utilizzo degli spazi che l'Europa può mettere a disposizione se si è al di sotto del 3%. Però è indubbio che la cura depresso il PIL e la vita delle imprese, l'occupazione, la condizione di vita delle famiglie. Quindi ci vuole un nuovo equilibrio, dobbiamo ricercare un nuovo equilibrio in Italia e in Europa. Perché solo con l'austerità si rischia di andare verso il fallimento del progetto europeo. Un nuovo equilibrio che sia in grado di rianimare l'economia, aiutare la competitività delle imprese, del sistema nel suo complesso e le esportazioni, ma anche rianimare la domanda interna, investire sulla conoscenza e investire anche su un'altra questione, quella dell'equità sociale, che è una questione di valori morali, ma è anche una questione economica, perché se si impoverisce la maggior parte della popolazione c'è un riflesso negativo anche sull'economia. E su questo mi pare che ci sia un impegno pieno del governo italiano per quel che ci riguarda, sapendo però che gran parte della partita si gioca in Italia e si gioca in Europa. E per questo occorre avere una piattaforma. Certo, è la stessa, ci ha fatto rilevare la Lega di qualche mozione fa. E perché sugli obiettivi europei non è che abbiamo fin qui ottenuto dei grandi risultati, bisogna insistere. Bisogna insistere sulle cose che riteniamo essenziali, mentre invece io credo che ci siano novità rilevanti che sono state enunciate dal governo Renzi, sull'azione interna. E, ripeto, il DEF sarà la sede, l'occasione per definirle compiutamente. Quali sono questi obiettivi che abbiamo ribadito? Tenere insieme stabilità della finanza pubblica e politiche per la crescita. Quindi usare tutti i margini di flessibilità. E però bisogna avere la consapevolezza che già la questione di andare oltre il 2,6 è una questione che ha fatto parlare di braccio di ferro in questi giorni. Quindi credo che questo sia il primo obiettivo, usare quella maggiore flessibilità verso il 3% che sta dentro il 3% e che ci può aiutare a raggiungere gli obiettivi che saranno definiti con il DEF. Quindi credo che sia inutile oggi porsi obiettivi più elevati senza avere alle spalle cambiamenti delle politiche e delle regole europee.
che vanno rispettate finché ci sono, però agendo per cambiarle. Il superamento del 3% non può essere una decisione unilaterale. E poi le politiche europee, mutualizzazione dei debiti sovrani. Io credo che con gli spread ridimensionati nei vari paesi, questo sia un obiettivo che si può oggi riproporre con più forza rispetto certamente alla fase che abbiamo avuto dal 2011 in avanti. La creazione di un'autonoma capacità fiscale nell'Eurozona e quindi ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie. Le emissioni di titoli per finanziare grandi progetti europei e quindi gli Euro Project Bonds. La Golden Rule, quindi la possibilità che una parte degli investimenti non sia considerata all'interno del patto di stabilità. E meccanismi anticiclici del bilancio europeo, a partire dal bilancio europeo, che deve avere più peso a favore del sussidi per la disoccupazione e per il sostegno alle politiche per l'occupazione. E un aggiustamento più equilibrato tra i paesi in deficit e i paesi in surplus. Io credo che siano, vado alla conclusione, Presidente, obiettivi raggiungibili, visto che ho detto all'inizio, questa è una sede in cui si parla delle politiche europee, credo che siano obiettivi raggiungibili se vince il PSI, non se vincono i populismi di varia natura, perché c'è sempre uno più a nord, c'è sempre uno più nazionalista, c'è sempre uno più populista. Per costruire pace e sviluppo in un grande continente ci vuole non una somma di egoismi, ma un nuovo grande pensiero che voglia riformare l'Europa, non distruggerla con le fuoriuscite dall'euro, ma renderla più forte e migliore per i cittadini, con una politica che rafforzi solidarietà e coesione, senza cui nessun paese europeo ha davanti a sé prospettive di benessere. La ringrazio. A questo punto, non essendovi altri iscritti, passiamo ai voti. Prima però salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Statale Valle Seriana di Cazzaniga, in provincia di Bergamo, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Come da prassi, invito i colleghi a prendere posto. Le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Castelli ed altri numero 1300.